Io amo questa chiesa, non solo quella di Salerno, ma amo la chiesa tutta, che è mia madre. La chiesa che nel Concilio Vaticano II si è definita quasi ancella dell'umanità. Amo questa chiesa che è sacramento universale di salvezza. Amo questa chiesa che è chiamata a donare la vita e a ravvivare la speranza di coloro che l'hanno smarrita. Amo questa chiesa che per sua natura è missionaria. Amo questa chiesa che vince la tentazione di curvarsi su se stessa, piangendo su un passato che non è più. Amo questa chiesa capace di guardare al futuro ben sapendo che ha ancora un ruolo che le spetta e che deve conservare con dignità. Amo questa chiesa che si apre al mondo e che entra in dialogo con le diverse espressioni della nostra umanità. Amo questa chiesa che non vive nella paura, ma che si apre con fiducia ai fratelli e soprattutto si fa prossimo di tutti coloro che sono incappati nei briganti. Questa chiesa che sa versare sulle ferite dell'umanità l'olio della consolazione e il vino della speranza. Amo questa chiesa che vive la diversità come un'opportunità. Amo questa chiesa nella quale oggi sono vescovo. E a tal proposito voglio ringraziare tutti i membri delle diverse confessioni religiose che sono convenute in questa celebrazione eucaristica, con i quali da tempo sto facendo un cammino, un percorso per riconoscere la bellezza del dialogo, che è un incontro fiducioso tra fratelli e sorelle che sanno condividere senza la paura di perdere. Amo questa chiesa nella quale sono stato presbitero e oggi sono vescovo e spero di poter contribuire perché questa chiesa sia sempre più bella. Grazie.